Avere contezza della reale dimensione del fenomeno legato a episodi nei quali le persone si fanno male da sole e finiscono all'ospedale sta diventando un problema, perché c'è una sorta di Bibbia che è il registro degli eventi critici, quello che appunto dovrebbe dirci tutti i giorni cosa succede lì di grave, e che noi in data 18/3 abbiamo aperto e che non vedevamo aggiornata dal giorno 9 di marzo. Alla domanda, ma dal 9 marzo al 18 marzo non è successo nulla? La risposta da parte della direttrice è stata no, succedono tutti i giorni, al punto che ci siamo stufati di segnarle. Ma non può funzionare così. Queste evidenze sono tante e continuo ad aggiungerne. Sono 2800 pagine che ci dicono che il livello di sofferenza, di degrado e di abbandono che caratterizza il CPR è un dato di fatto, e che è anche una risposta a quello che il nostro ministro degli interni ha risposto ad un giornalista che gli chiedeva cosa ha da dire sulla violazione dei diritti umani che viene denunciata all'interno del CPR di Milano. Ha risposto: questa è una sua opinione, la nostra opinione si basa su 2800 pagine di evidenze. Sostanzialmente abbiamo trovato una situazione che non è cambiata rispetto a prima, nonostante gli sforzi riferiti dalla nuova direttrice, e paradossalmente abbiamo trovato maggiore violenza che si è verificata proprio perché il livello di sofferenza è, per questo tipo di detenzione, è sempre maggiore e sempre più intollerabile. Abbiamo trovato anche delle situazioni sanitarie sostanzialmente inidonee alla vita all'interno del CPR, con delle forme anche psichiatriche piuttosto gravi, insomma, che non dovrebbero stare sicuramente in un luogo di detenzione ma in un luogo di cura. In generale abbiamo purtroppo la conferma che il CPR si configura come un luogo patogeno che fa stare male le persone. Condizioni francamente manicomiali, è davvero una vergogna. Questo è il regime dell'abbandono. Questa mattina abbiamo depositato la richiesta di commissione di inchiesta in regione sul CPR di Via Corelli. Questo è stato possibile grazie al fatto che 27 consiglieri hanno firmato questa richiesta. Vi leggo semplicemente quello che fondamentalmente noi riteniamo la ragione per la quale una commissione d'inchiesta qui avrebbe un senso. Che esistano ragioni di prevenzione sanitaria, di attenzione ai diritti, di rendicontazione al Consiglio regionale di quanto accade in questo centro, legati anche alle specifiche prerogative dei consiglieri regionali. Che la commissione sia necessaria in particolare per accertare e conoscere la situazione del CPR in Lombardia, quindi via Corelli, le condizioni sanitarie e di vita delle persone soggette a provvedimenti di detenzione amministrativa. L'indagine possa essere utile ai fini di garantire la tutela della dignità e dei diritti delle persone trattenute tramite il coinvolgimento del difensore regionale. Ovviamente noi avremmo voluto scrivere che i CPR non li vogliamo, ma quello che è nelle nostre prerogative è quantomeno indagare, e tenteremo di farlo. Chiaramente ci aspettiamo che in tempi brevi chi governa questa regione ci dia la possibilità di partire con la commissione d'inchiesta. Ci serviva uno strumento per istituzionalizzare il luogo e quindi indagare sul luogo, e una commissione d'inchiesta in questo senso ci sembra lo strumento più adeguato. È importante che tutte le opposizioni abbiano trovato in questo strumento una ragione per chiedere alla maggioranza che anche la regione si occupi dei CPR, non sia solamente un tema legato al Ministero degli Interni.